21 novembre 2019, ritorniamo qui al quartiere Cristo, al laghetto del fotovoltaico, per vedere un attimino un po' la situazione, se è cambiata oppure no. Buongiorno, professore. Buongiorno, ci avevano avvisato gli abitanti di questo quadrilatero che il laghetto praticamente si era riformato a causa delle intense piogge di queste ultime settimane. Infatti qui il laghetto è come se non fosse mai stato svuotato, è leggermente più bassa l'acqua ma ha riempito tutto il sito. Ora, una riflessione, è stato ben transennato con tanto di avviso. La bellissima mobilitazione dei volontari, delle associazioni, del comune, dell'assessore, no, del consigliere Ravazzi, dell'ufficio tecnico del comune e di tante altre, della protezione civile, ci aveva fatto ben sperare che la cosa fosse, almeno dal punto di vista del primo intervento, fosse in qualche modo definitivo. Lo svuotamento, la messa in sicurezza degli animali che è avvenuta per le tartarughe. È venuta totalmente, sono ospitate all'orto botanico, stanno bene, sono curate, eccetera, eccetera. Però il problema di quest'area è sempre tale e quale, almeno per quanto riguarda lo svuotamento dell'acqua, i pesci. Poi parliamoci chiaro. In questa situazione si sono moltiplicati, centuplicati i pesci. E i volontari mi dicevano che ad ogni manciata di fango c'erano imprigionati decine, qualche pesciolino. È chiaro che non si possono togliere un pesciolino alla volta, un pesciolino alla volta. Ci vogliono mesi, anni, bisogna trovare una soluzione realistica, se no qui non si va più avanti, non si va più avanti. Allora bisognava finire anche con molta decisione, portare via la morta e tutto quello che c'era, ripeto, con molta decisione, quando il grosso era già stato fatto, il grosso era già stato fatto, adesso bisogna ricominciare e non è facile, non è facile. Mettere insieme quella squadra che si è presentata nell'autunno, all'inizio dell'autunno scorso, che ha lavorato bene, per quanto ha fatto, ha lavorato bene, solo che l'opera è rimasta incompleta. Dai uno sguardo, le tartarughe non ci sono più, anche se qualcuno ci ha segnalato la presenza di uno o due esemplari, ma probabilmente in questo momento saranno sotto, comincia a far freddo e quindi. Sì, bisogna sempre tenere un po' alta l'attenzione su questo luogo, perché poi, dopo i primi clamori iniziali dello svuotamento, si è andato tutto nel dimenticatoio, no, professore? E adesso pioverà Cioè, ancora, quindi ne arriverà è un un problema altro di volume. costi. Così ci viene. Sì, di costi, però la fase iniziale era ben, come dire, Avviata. orchestrata anche con molti volontari, Occorreva ultimarla, proseguire sì, per finirla. al volo, quelle settimane erano d'oro, bisognava finire. Ripeto, non è possibile salvare uno per uno i pesciolini, Esatto. uno per uno. È chiaro che in cose di questo genere bisogna tenere anche conto di quello che possono essere le perdite, però le perdite poi equivalgono alla salvaguardia di altre cose. Certo, Eh? va bene. Spero di essere stato chiaro, non cinico, molto realista. Ci
e per il bene della città, per il bene del quartiere, della zona e per il benessere di tutti. Vedete ancora pieno. Ultimo sguardo, anche da questo lato, le transenne che delimitano il laghetto. Va bene. Un saluto anche al cane lupo che sta venendo. Paura. Ciao bello, ciao bella. Posso dare No, no, c'è niente, ma io adesso sono biscottini. sono delle Ah, croccante io ma lei perché. mangia tutto, mangia. Tosto, tieni. Ale. Guarda, Ma fa che schifo. io. Non ti No. piace, no? Le No, sono muse. di pollo. Non lo so, sono le croccette che compro al Maxi Ma Zoo. per il cane o i gatti? Cani, No, io lei il il cane, pollo non lo mangia li perché. prendo quelli Sì, sfumi. quelli sciocchi, sì. Sì, No, lei mangia. Il niente. pollo non le piace. Ma magari se glielo da lei lo prendo. Sono sicuro, perché Ah, è tanti, to? To? tanti. Niente, Scherzi, niente. basta, Eh sì, l'ha basta. mangiato, è È brava. così. Bene. Grazie. Voglio bene. Salve, salve. Arrivederci. Yeah. Va bene. Ancora un saluto, Cane professore. bravo, che prende da mangiare solo dal. Troppo cose, I infatti lei. miei prendono da mangiare da No, adesso chiunque. lei è cucina e si fa questa mentola, allora deve imparare un po' di cose. Infatti lei non Complimenti. mangia quasi nulla di me. Arrivederci. Arrivederci, Professore, un saluto, finiamo il video. ah sì, un saluto. E quando io vedo i cani, gli animali, perdo un po' così il tempo e lo spazio. Sono molto affezionato e anche le cose che ho detto riguardo questo luogo sono dette in funzione del beneficio che poi ne verrà, ecco, una volta svuotato. La prima fase, se non si completa la prima fase, non ci saranno quelle Arrivederci. successive. Arrivederci.